Baby, can't you see I'm calling? Allora, Stefano Saladino, ciao. Oggi ciao. Presentate un progetto interessante. Di cosa si tratta? È un nuovo progetto che lanciamo all'interno un po' delle iniziative che come associazione stiamo portando avanti intorno all'area digital. È un premio. L'obiettivo è premiare la capacità, l'eccellenza italiana all'interno e nell'ambito sempre del digitale, che è un po' la sfera su cui stiamo sviluppando i vari progetti. Il premio si chiama Digital Experience Award. Come si fa a partecipare proprio concretamente per chi non può essere qui oggi e quindi ci vedrà online? Certo. Partecipare è semplice, nel senso che c'è un sito internet che è digitalawards.it. Si può iscrivere appunto presentando il progetto in una delle aree. Per chi è under 25 l'iscrizione è totalmente gratuita, per cui l'obiettivo è selezionare anche eccellenze e giovani e creativi in grado di un po' fare il futuro di quello che sarà l'ambito digitale. Per tutte le altre persone ci sarà la possibilità di iscriversi con un contributo di 100 euro. Parlo di contributo perché questa è un'iniziativa che verte a raccogliere fondi per l'associazione, per lo sviluppo di queste iniziative e diffondere sempre più il concetto del digitale, un approccio consapevole al digitale in termini di sviluppo. Senti, ci sarà un premio, qualche sbocco che incentiva la partecipazione? Certo, non esiste un premio fisico, nel senso che rilasceremo una targa, un premio. Adesso stiamo realizzando una sorta di statuetta che rappresenta la lampadina, che è un po' il tema ricorsivo di questo premio. L'obiettivo è che diventi un premio rappresentativo dell'eccellenza, per cui che chi lo riceve venga poi riconosciuto dal mercato e di conseguenza trovi delle opportunità di sbocco occupazionali o lavorativi. Senti, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Luoghi di Relazione, avete tanti progetti, anticipaci qualcos'altro. Sì, i progetti che ruotano intorno all'ambito digitale sono tanti. C'è un evento distribuito sul territorio italiano che si chiama Job Matching, sempre per le professioni nell'ambito digitale. Ci sarà le selezioni a febbraio per il progetto Web Design International Festival, selezioni italiane per partecipare poi alla finale in Francia. E ci sarà l'evento finale, clou, conclusivo di questo ciclo, che probabilmente sarà verso maggio. Perfetto, allora grazie mille e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie a voi.